la prima penalizzazione. Sui nostri posti vacanti sono passati per concorso interno i collaboratori scolastici, ovvero i bidelli. Lì abbiamo aperto gli occhi perché dopo anni di contratti dal 1 di settembre al 31 agosto ci siamo ritrovati fuori dal nostro posto di lavoro. E poi che cosa è successo? Prima loro hanno preso i nostri posti vacanti, ovviamente non sapendo lavorare ci hanno chiamato per le supplenze temporanee, perché purtroppo noi abbiamo acquisito molta professionalità, perché la segreteria scolastica non si mantiene, lo sappiamo, più come l'applicato di segreteria sul cartaceo, ma noi abbiamo dei compiti molto importanti. Pensate anche che i nostri compiti vengono svolti adesso, quelli che svolgevano il provveditorato, quelli che svolgevano le ragionerie, ovvero una ricostruzione di carriera, i pensionamenti, tutte cose passate direttamente in segreteria. Che cosa è successo? Dopo il passaggio dei collaboratori scolastici nei nostri posti è arrivata questa ciliegina sulla torta inaspettata che noi non avevamo capito, e cioè il passaggio dei docenti idonei in altri compiti sui nostri posti vacanti. Per cui siamo andati in paranoia, non sapevamo che cosa fare, pochi di noi hanno contattato i vari siti scolastici e finalmente noi di Napoli abbiamo conosciuto il gruppo docenti di Roni, capeggiato dai Cobas, da Anna Grazia Stammati, da Titti e compagni, e ci siamo e abbiamo capito che l'unica cosa che potevamo fare era unirci e lottare assieme, perché la norma che avrebbe portato i docenti di Roni nelle segreterie ci avrebbe penalizzato definitivamente, saremmo andati a casa definitivamente. Grazie alla nostra lotta comune, insieme, per me la 27esima volta che sono in piazza, ci credo, continuerò a crederci e dobbiamo continuare a lottare insieme. Grazie alla nostra lotta oggi siamo qua. Volevo dire ai ministri, per favore, abrogate questa norma, che è una norma vergognosa, forse siete indecisi sulla nostra stabilizzazione, va bene, per ora ci teniamo all'articolo 40, lavoreremo come abbiamo sempre fatto con grande professionalità, andremo avanti, toccherà anche a noi il nostro momento, ovviamente continueremo a lottare e i docenti di Roni saranno con noi in piazza a lottare per la nostra stabilizzazione. Di noi amministrativi e tecnici. Penso di aver detto tutto. Grazie. Sì, io non ho detto niente. Sono venuto soprattutto a ringraziarvi perché questa lotta è direi unica nel panorama nazionale, aggiungerei purtroppo. È una lotta che è talmente esemplificativa che proprio per questo ha difficoltà a vincere, però è talmente forte che io spero invece che oggi almeno un primo risultato lo ottenga, che non varrà credo per tutti, ma per una parte consistente. Ringrazio in particolare gli idonei perché hanno dato una lezione a tutti i lavoratori e alle lavoratrici italiane. Ed è una lezione importante, ed è per questo, anche per questo che sarebbe importante vincere, perché ormai in questi ultimi anni è passata questa idea nefasta che o la lotta è generale oppure non si può fare niente. Ora, per carità, una lotta generale contro le politiche liberiste degli ultimi anni la vorremmo vedere tutte, tutti e tutte, e ci lavoriamo ogni giorno per arrivarci. Tra l'altro dal 12 al 19 ottobre avremo in Italia una grande mobilitazione in 3 giornate, il 12 scenderanno in campo tutti i settori ambientalisti e dei beni comuni, il 18 ci sarà lo sciopero generale convocato dai Cobas e dai sindacati conflittuali,
il giorno dopo ci sarà una grande manifestazione nazionale di quelli che lottano per il diritto alla casa, al reddito, i settori giovanili e così via. E lì cercheremo di essere un po' le fila tra tutte queste componenti che lottano, che resistono. Però anche questa teoria per cui se non c'è la lotta generale, le singole lotte non si vincono e non pagano, è una stronzata pazzesca. E guai a dirla, e guai a sostenerla, perché fa quasi più danno di tutto il resto. Intanto non è vero che lotte specifiche non abbiano già ottenuto risultati. Io penso in primo luogo alla lotta no TAV. La TAV non si farà mai, mi ci gioco tutto, e in ogni caso non si è fatta. Il ponte di Messina non si è fatto. Io credo che anche il NOMOS, sapete di che si tratta, questa nuova centrale organizzativa della nuova guerra che pilota i droni in giro per il mondo, io credo che anche lì riusciremo a puntarlo. Il settore più debole è quello del lavoro dipendente. Nel settore del lavoro dipendente è vero che in questi ultimi anni si è perso quasi dappertutto. Però è pure vero che non c'è stata nessuna lotta simile alla vostra. Io non ho presente nessun settore del lavoro operaio che da 3 anni, tutte le estati, sia qui, oltre all'autunno, l'inverno e la primavera, e si sia mobilitata con questa tenacia, con questa costanza e anche con la capacità di stare uniti. Perché quelle sigle che vedete lì, i doni, i precari, i TP, quota 96, mica era scontato che si mettessero insieme. Anzi, in generale, in tutti gli altri luoghi, si sono frantumati tra loro persino operai della stessa fabbrica. Non sto qui a fare l'elenco, è lunghissimo. Gli operai dell'Italsider che si sono spaccati in 4 pezzi perché ognuno pensava di potersi salvare da solo. Questa volta invece qualcuno ha detto no, vogliamo salvare noi stessi, questo è fondamentale. Quando dico ma voi pensate a voi, beh per forza, se uno non è capace di difendere se stesso non può difendere nessun altro, questo è scontato. Quindi la premessa è devo saper difendere me stesso con tenacia, continuità e convinzione. Poi però per strada, se incontro alleati, se si dimostra che noi è meglio di io, cioè che stando insieme si riesce a ottenere più risultati, beh, questo è un salto di qualità. E lo avete fatto in condizioni difficili. Adesso non voglio insistere appunto sulle gravi difficoltà fisiche di ognuno di voi, ma a maggior ragione, passare l'estate qua, agosto, tutti gli agosto qua, cosa che io ho detto sinceramente non ho fatto, e onestamente non avrei fatto, lo dico proprio senza alcun pudore. Avete Anna, e io sono infatti entusiasta, siamo tutti entusiasti di Anna. Però il fatto vero è che non lo fanno nemmeno gli altri lavoratori che vengono licenziati. Questa è la cosa grave, che ci sono decine di migliaia di lavoratori che si sono fatti licenziare senza battere un colpo, senza colpo ferire, come se fosse scontato. Questa è la cosa veramente oscena su cui hanno vinto. Ora, è chiaro che se questa lotta vince, beh, è una dimostrazione esattamente del contrario di quello che ci hanno detto fino a ieri, ed è per questo credo che ci siano questi colpi di coda, tipo la dichiarazione del PDL che se ne esce all'improvviso dicendo il loro timore è effettivamente questo, che una lotta che è stata caparbia, tenace e continua vinca. E lo stesso discorso vale per quota 96, la cosa grida vendetta, lo capiscono tutti, è una cosa talmente oscena, questi sono lavoratori che stanno lavorando gratis, sarebbero destinati a lavorare gratis per 6 anni, perché la pensione ce l'avevano già. E beh, insomma, chiunque capisce che è una follia, eppure questa follia, su questa follia non vogliono tornare indietro, perché la tesi di fondo della ragioneria generale, ma insomma poi condivisa da tutti i partiti che stanno al governo, al di là di quello che ha detto Scelta Civica, al di là eccetera eccetera, però nello spirito generale la casta politica che continua a essere omogenea e unita sostiene è meglio non levare questo pezzetto, perché poi si apre una falla in tutta la diga e magari altri vogliono riprendersi i propri diritti. Questo è l'impasse di questa lotta, per questo sarebbe importantissimo se intanto oggi in questo decreto ci fosse la nota positiva per gli inidonei. È chiaro che poi si tratta di continuare su tutti gli altri punti.
tenendo presente che la mobilitazione è l'unica cosa che cambia, perché tutti questi deputati che hanno firmato, o qualcuno, non tutti, ma insomma tanti lo hanno fatto solo perché stanno di fronte a una lotta di questa intensità, di questa continuità, non l'avrebbero mai fatto così spontaneamente, anzi probabilmente non l'avrebbero neanche guardata questa lotta, non avrebbero neanche guardato gli inidonei, li avrebbero visti come un pezzetto del lavoro dipendente che va sacrificato, perché questa è la tragedia generale politica, cioè il fatto che al di là della moina, al di là del fatto che da 20 anni fanno finta di confliggere come se fosse una lotta mortale tra berlusconiani e anti-berlusconiani, la realtà è che nella vita di tutti i giorni, nei provvedimenti di tutti i giorni, nelle leggi di tutti i giorni hanno lavorato insieme centro-sinistra e centro-destra per 20 anni tranquillamente, passandosi la mano, per esempio al Ministero della Pubblica Istruzione, dove la burocrazia che domina è sempre uguale, indipendentemente da quale governo c'è, i provvedimenti se li passano l'un l'altro, uno fa una legge e quell'altro la continua. Abbiamo avuto questo muro negli ultimi 20 anni davanti, è un muro tremendo, è un muro che chi cerca di scalfire viene indotto allo scoraggiamento, il che non lo giustifica però lo scoraggiamento, perché poi appunto, come dicevo prima, ci sono varie lotte che dimostrano che se si intigna, alla fine una breccia in quel muro si crea. Rimane il fatto però che l'unità della casta politica sugli interessi generali rimane potentissima, al di là dei governi, al di là di chi cade, di chi non cade, di chi dirige e di chi non dirige. Nel tessuto sociale italiano c'è una stretta connessione tra le varie componenti e purtroppo questa connessione corrompe la società. Non è che c'è la società pulita e la casta politica sporca, se fosse così la casta politica sarebbe già stata spazzata via. Purtroppo non è così. Io ricordo sempre che il famigerato Fiorito, quello di cui tutti hanno vituperato le imprese alla regione Lazio, che ricordate, cacciato con ignominia, aveva preso 31.000 preferenze alle ultime elezioni regionali. 31.000 preferenze alle elezioni regionali equivalgono a 500.000 circa a livello nazionale, più di Berlusconi. Chi l'aveva votato? Non sapeva chi era Fiorito? L'ha votato perché non sapeva, 31.000 persone sapevano bene chi era Fiorito. Sapevano che Fiorito era, come tanti altri, l'apice di una cordata, diciamo così, che distribuisce foraggia mica solo la casta, o perlomeno mica solo la casta ufficiale, foraggia centinaia di migliaia di persone, milioni di persone che vivono di politica e dell'indotto della politica, perché la politica, cioè il reddito della politica, non è solo gli stipendi che pigliano questi o i consiglieri comunali, è tutta la ricaduta che c'è nella società. E l'italiano stesso che dice mi fanno schifo i politici, gira l'angolo e appena ne vede uno qua dietro gli corre appresso, perché magari spera che al di là della lotta generale ci sia qualcosa per lui. Questo meccanismo purtroppo è presente in tutti i poli della società ed è l'altro elemento che tiene ferma la gente, l'idea che comunque io me la caverò perché ho qualche contatto con la casta politica. Quindi per questo sarebbe decisivo oggi ottenere un risultato importante, per cambiare questo andazzo, per poter dire vedete la lotta paga e soprattutto per poter anche dire vedete l'unità paga, ma l'unità sul serio, non l'unità formale, l'unità in cui le componenti che stanno lottando trovano un interesse comune, non sacrificano il proprio, perché anche questa è un'idea folle, che cioè per l'interesse generale devo sacrificare l'interesse di una parte della categoria, questo non va bene. Non si può chiedere di sacrificare la propria condizione per un presunto bene generale. Il bene generale deve includere i beni particolari, altrimenti non funziona. Quando si dice bene comune si vuole dire questo. La scuola è un bene comune, cioè deve valere per gli insegnanti, per gli ATA, per gli ITP, deve valere per gli studenti, deve valere per i genitori o comunque per i cittadini. Non è una cosa che riguarda noi, non è un interesse privato di chi ci lavora. Se è un bene comune allora lo si difende insieme e quando lo difendi insieme difendi anche il tuo bene privato, diciamo così. Questa dovrebbe essere la filosofia. Quindi io ripeto, aspettiamo le notizie che arrivino, mi auguro che si ottenga una prima vittoria oggi, in ogni caso la partita non si chiude qui, sicuramente purtroppo non si chiuderà qui per la quota 96, questo mi pare chiaro, a meno di miracoli dell'ultima ora non credo che... Lo sapete insomma che in questo decreto ci sarà qualcosa che restituisca il mal tolto,
però ripeto, la partita va avanti, e aggiungo, va avanti indipendentemente dal fatto che formalmente o no ci sia il governo. Questo lo dico già in vista dello sciopero del 18 ottobre, perché di solito quando cade un governo la gente dice vabbè, ma adesso non c'è il governo. No, i governi ci sono sempre. L'amministrazione, quando non c'è formalmente il governo, fa pure peggio. Fa peggio nel senso che si sente meno osservata, non che fa peggio come qualità. Fa le stesse cose, ma dice tanto, non ci fanno caso. Avete visto quello che è successo dopo che è caduto formalmente Monti? Sembrava morto, nel senso non c'era più, e invece tutti i ministeri continuavano a lavorare, i provvedimenti andavano avanti, macinavano, e hanno macinato un sacco di merda in quel periodo. La stessa cosa può succedere adesso, che ci sia Letta o che non ci sia Letta, i provvedimenti vanno avanti. La lotta agli idonei, il TP, quota 96, i precari, eccetera, eccetera, va avanti anche se formalmente il governo cadesse. È inutile stare a fare previsioni, cade non cade, tanto ripeto, la burocrazia del potere va avanti giorno dopo giorno, e per questo non va mollata, e per questo è enorme se uno ha agosto pure li perseguita, perché dà l'impressione che una lotta che non finisce, indipendentemente dai trucchi della politica istituzionale. Quindi al di là di quello che succederà, e spero, ripeto, che arrivi un'ottima notizia intanto per una parte di questa lotta, dobbiamo programmare le prossime tappe, e certamente la giornata del 18, lo sciopero generale, dentro cui la scuola avrà un ruolo enorme e cruciale, dovrà valorizzare questi obiettivi e non nasconderli. Noi stiamo già preparando il materiale, ovviamente questi obiettivi sono in primissima fila, c'è anche il resto, per esempio c'è una richiesta di recupero salariale minimo, che a noi sembra proprio il minimo. Noi crediamo che in questi anni abbiamo perso, crediamo, dato di fatto, dal 25 al 30% del nostro salario, tutti i lavoratori della scuola, come tutti i lavoratori del pubblico impiego. Abbiamo gli scatti d'anzianità bloccati, come ben sapete, non li vogliono assolutamente restituire, penso che almeno 300 euro al mese ce li dovrebbero ridare subito, al di là di contratti o non contratti, e non avremmo nemmeno recuperato tutto, avremmo recuperato soltanto una parte. Però dentro questa lotta generale questi obiettivi saranno in primissima fila, non verranno messi in secondo piano dicendo però la questione generale, no. La questione generale è fatta di tante cose particolari, e queste le dobbiamo valorizzare sia nelle lotte singole, sia nelle lotte nei sit-in, nelle iniziative specifiche, sia in una lotta generale come quella dello sciopero, dentro cui ci sarà una grande manifestazione a Roma, manifestazione nazionale ovviamente, dopodiché rimarremo a San Giovanni la sera aspettando i manifestanti del giorno dopo. La mattina dopo staremo ancora lì a San Giovanni accampati, e poi ci sarà un altro grande corteo il 19 pomeriggio, quindi chi verrà da fuori magari rientrerà nelle proprie sedi, però i romani saranno impegnati sia il 18 che il 19, quelli che vogliono. Per quel che riguarda la scuola ci sarà appunto questo grande corteo il 18 mattina, il percorso è sempre quello classico, Piazza della Repubblica, San Giovanni, però prima di arrivare allora avremo tante altre cose da fare, in particolare avremo da non mollare un centimetro su tutte queste questioni, e in particolare qualora ottenessimo le notizie che ci aspettiamo sugli inidonei, per non mollare i quota 96 che hanno diritto di essere appoggiati, sostenuti e portati fino alla vittoria esattamente come tutti gli altri. Grazie ancora. È 2 anni che provo a smuovere un gruppo di 3.000 persone a scendere in piazza. Non c'è la volontà, c'è quello che ha detto Piero prima, la paura a non avere il proprio particolare. E già in questi 3.000 siamo divisi in 4 gruppi. Un gruppo che vuole la via legale alla pensione, ricorsi. Se qualcuno di voi ha sentito la nostra storia, è incredibile. Un avvocato, che è l'avvocato della UIL, che fa un ricorso pagato dalla UIL, fa una fotocopia e dai tesserati UIL prende 100 euro, mentre invece da tutti gli altri che fanno ricorso con lui senza essere tesserati prende dai 250 ai 600 euro. Morale della favola, si fa 500.000 euro in un'estate. Tra l'altro questi colleghi non hanno nemmeno visto uno straccio di ricevuta. A quel punto lì, quando è partita questa corsa al lavaggio spirituale, ho fatto il ricorso al drone pensione, perché è un oppio per la lotta, ti anestetizzi,
invece di scendere in piazza questi fanno il ricorso. E poi sempre lo stesso gruppo dal ricorso passa all'invettiva, al blandire il politico di turno, di tutte le razze, di tutti i colori. Non è che se io per tutta una vita ho creduto in un ideale, in un senso di giustizia generale, adesso mi sta pure bene che se passa Gasparri e mi manda in pensione non lecco e lo bacio, cioè senza un minimo di dignità. E purtroppo questo è accaduto e accade tuttora. Noi cercheremo di riunire con i Cobas tutti di quota 96 per ottenere l'obiettivo. Proprio ieri mi hanno scritto stamani che Rossi Doria, parlando, sa benissimo che noi siamo 3.000 che vogliono andare in pensione, dei 4.000 aventi diritto. La copertura è stata trovata per 6.000 persone. L'INPS ha detto che siamo 9.000, per cui dalla commissione bilancio è tornato di nuovo in commissione lavoro per trovare questa nuova copertura. Fra l'altro con conti errati, cioè avranno bisogno loro del sostegno in matematica, perché veramente non riescono a fare i conti. Se esce un quota 96 con classe 28-35 e entra un precario, purtroppo con l'ultimo errore, per 9 anni a contratto minimo senza scatti e poi con gli scatti bloccati da governo dopo governo, è chiaro che c'è un risparmio. È chiaro che si deve portare avanti una lotta insieme, senza i precari, noi quota 96, che hanno lo stesso obiettivo nostro, loro entrare a lavorare, noi ottenere il riconoscimento di un diritto. Non c'è possibilità, dobbiamo lottare insieme. Io spero fermamente che oggi le mosse del PDL con la Centemero per bloccare il provvedimento degli idonei vengano battute e si possa festeggiare insieme la vostra vittoria e domani lottare insieme per la scuola pubblica, perché un insegnante di 62-63 anni non tiene un bambino alla scuola materna, all'asilo, alla primaria, alle medie. In tutte le scuole d'Europa c'è un limite per l'insegnamento e poi si passa a fare altre cose nell'ambito, il tutoraggio, la programmazione, la progettazione. Da noi no, la scuola non è un bene comune, è un parcheggio. E in effetti la carrozza dice che è bene che ci siano le scuole paritarie, perché se no l'elite non potrebbe venire fuori, non potrebbero avere le loro scuole. E noi dobbiamo lottare il 12 insieme ai beni comuni, il 18 nello sciopero generale, e per arrivare al 12 e al 18 preparati, noi quota 96 dobbiamo connetterci insieme e lottare sul territorio per poi ritrovarsi di nuovo in assemblea generale e partecipare alle manifestazioni nazionali. Senza questa visibilità, senza quello che ci hanno insegnato 2 anni di lotta degli idonei, perderemo. Se riusciamo a lottare uniti, in piazza vinceremo anche noi. Continuare a farci sentire, perché altrimenti, dico, la ventilata promessa che se non ora, ma nel 2014 vorrebbero risolvere il nostro problema, anche questo rimarrà, diciamo, lettera morta se noi non continuiamo appunto a farci sentire. E allora è importante organizzarsi territorialmente, per provincia, per regione, e collegarsi, quindi dobbiamo creare un coordinamento. E un'altra questione importante è collegarsi con i precari, perché la vicenda dei precari è strettamente legata al fatto che noi lasciamo i posti per loro, si tratta di migliaia di posti, quindi è importante anche all'interno della categoria di trovare questa unità, è fondamentale, appunto per incidere di più. Tra l'altro anche la questione legale, ci aspetta il 19 la Corte Costituzionale, che dovrebbe appunto sancire sulla costituzionalità, sulla legittimità dell'articolo 24 della Fornero, ma anche lì c'è grosse perplessità, perché già la Corte Costituzionale ha rinviato la sentenza, doveva essere a marzo, l'ha rinviata il 19 novembre, potrebbe rinviarla ancora,
sempre per appunto un'atmosfera politica che non riesce a trovare soldi, copertura, crisi, eccetera, eccetera. E visto che già hanno tuonato sul discorso che diciamo, risolvendo la questione di quota 96 aprirebbero delle maglie anche per i nati del 53 e quant'altro, quindi intanto c'è da fare questa chiarezza, che quota 96 comunque sia un discorso particolare, e in ogni caso bisogna anche battersi per appunto l'abolizione della Fornero, perché le modifiche che parlano di penalizzazione è veramente vergognosa. Quindi, colleghi, la battaglia ricomincia, ma deve ricominciare con molta più energia, con molta più forza, cercando di collegarsi con tutti gli altri settori della categoria, in particolare i precari sono fondamentali. Volevo aggiungere due piccole cose. Il lavoro sul territorio deve essere di unione con tutte le parti del comparto scuola che iniziano un percorso che deve portare a una tappa intermedia, che è quello della settimana dal 12 al 19, come diceva Piero. Lo sciopero generale è una delle occasioni di entrare in un contesto non soltanto settoriale ma generale, di ripartire con le lotte dei lavoratori per i diritti. Diceva Titti pochi giorni fa, i nostri diritti ce li stanno togliendo uno dopo l'altro, vanno conservati e difesi giorno dopo giorno, e per questo noi dobbiamo collegarci con lo sciopero generale, per poi ritornare di nuovo nei territori e riportare il nostro personale e continuare fino a quando lo riusciremo a strappare la vittoria. Il problema del progetto di legge Ghizzoni-Marzana 249 è un cane che si morde la coda. È passato alla Commissione Lavoro, è passato alla Commissione Cultura, e la copertura, che era solo per 6.000 persone, quando il MIUR Rossi Doria dichiarano che siamo solo 4.000 aventi diritto e 3.000 intenzionati ad andare in pensione, rimbalza e ci riporta di nuovo in Commissione Lavoro. È stata calendarizzata per mercoledì 11 la questione di quota 96 relativa al progetto di legge 249, ma di lì poi dovrà ripassare in Commissione Bilancio, dalla Commissione Bilancio di nuovo in Commissione Lavoro per gli eventuali emendamenti. A quel punto, se c'è una larga maggioranza, diventa un non passa dall'aula, come volevano far passare la Prea, cioè senza passare dall'aula. Se passa deve andare al Senato e poi deve essere promulgata se non ci sono modifiche. Io non ho fiducia in questo. Negli ultimi 25 anni non credo siano passate le leggi, i progetti di legge proposti dai senatori, dai deputati, che si possano contare sulle dita di una mano. Credo siano quattro negli ultimi 25 anni. Tutto il resto, tutta la parte legislativa che è passata sono decreti legge e interventi straordinari fatti da governi, fatti da esecutivi. Il Parlamento è stato esautorato, quindi dobbiamo continuare a lottare in piazza. L'unica nostra forza è la visibilità, solo così disturbiamo le stanze del potere.